Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship. Oggi andiamo avanti con Upgrade the Game 2. Siamo arrivati al 13° episodio ormai di questa serie e oggi affronteremo il pianeta Vain, dove c'è una bassissima gravità e pertanto i nostri nemici corrono come delle lepri. Ecco, questi nemici sono molto veloci, ma anche più deboli. Non lasciarli scappare, quindi loro puntano tutto sulla velocità. Il loro scopo è impiegare il minor tempo possibile per, diciamo, rubare le nostre vite. Pertanto dobbiamo approfittarne di brutto, cioè dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere una velocità di reazione molto elevata in modo da non soccombere. Tanto guardate, effettivamente però è vero quando diciamo che questo è un videogame che mantiene la parola, nel senso che effettivamente, quando dice guarda che questi avversari sono particolarmente coriacei, ed effettivamente è così. Effettivamente il nemico che ci si para davanti è resistente ai colpi. In questo caso ci dice guardate che i nemici qui sono veloci ed effettivamente sono più veloci degli altri. Tant'è che mettono alla prova la nostra capacità di rigenerare le munizioni. E te ne accorgi subito, cioè nel senso, la senti, lo senti che la difficoltà è diversa. Però non preoccupatevi perché c'è un rimedio. Noi abbiamo gli upgrade dalla nostra e pertanto troveremo il modo di risolvere la situazione. Beh, intanto la prima cosa che possiamo fare è non sprecare munizioni. Con calma facciamo tutto. Magari potremmo provare a vedere se fra gli upgrade c'è anche la possibilità di avere una o due munizioni in più. Effettivamente un paio di colpi sono sufficienti per metterli KO, la maggior parte delle volte. Fatemi vedere un attimo qui, eh. Perché a volte riesco anche a risparmiare munizioni. Quando vedo che tutti gli alieni si concentrano in un punto, è più facile far danno. Bastano un paio di munizioni e ne mettiamo al tappeto più di uno. Cioè, vedete, ci sono dei momenti in cui si avvicinano gli uni agli altri, quindi entrano nel raggio d'azione delle bombe. Basta avere la pazienza, diciamo, e l'occhio allenato, perché altrimenti non si riesce. Tipo in questo caso si va meglio con le armi laser, secondo me. Ok, in ogni caso noi abbiamo anche superato il livello 108, quindi stiamo andando, direi discretamente, stiamo andando abbastanza bene. Sarà interessante nei livelli più avanzati. Sono curioso di vedere che cosa ci capita di fronte. In ogni caso, tempo il prossimo episodio, cercherò di accumulare un po' di risorse in modo da sbloccare il maggior numero di potenziamenti possibile. Magari non lo so, dobbiamo decidere, se volete, fatemi sapere nei commenti. Dobbiamo decidere se vogliamo concentrarci di più sull'aspetto, diciamo, grafico. Oppure se guardare un po' di più alla sostanza della cosa, cioè maggior numero di munizioni, la velocità di recupero piuttosto che la potenza dei laser. Ecco, fatemi sapere cosa preferite che facciamo.
perché se non ricordo male abbiamo diversi potenziamenti che in ogni caso non richiedono grandi quantità di risorse, ma che hanno a che fare con la grafica del menu piuttosto che con l'aspetto sonoro del videogame e quant'altro. Altri invece riguardano più la giocabilità, ecco. Non so, ad esempio ci sono potenziamenti che riguardano i collettori di risorse, i nostri robottini che si muovono per l'area di gioco a recuperare risorse per noi, ecco, li abbiamo potenziati, li vediamo così come sono perché durante il gioco li abbiamo potenziati molto. Quindi dobbiamo decidere un attimino su cosa vogliamo investire. Allora, qui come siamo messi? Siamo messi che arrivano. Per fortuna abbiamo le bombe viola e quelle rosse, perché aiutano molto, altrimenti come adesso vedete facciamo prestissimo a trovarci a corto di munizioni. Ecco, uno degli aspetti che riguarda, diciamo, il gioco in sé è la probabilità di pescare una bomba rossa oppure una bomba viola. Anche quello aiuterebbe molto. Per adesso stanno arrivando così un po' alla volta, vedete? Ed è così che ci mettono in crisi. C'è poco da fare. Guardali, guardali. Vedete, quando si ammucchiano è facile. Basta aspettare il momento giusto e saper colpire. Ecco, a proposito di saper colpire, adesso ci mettiamo alla prova con uno dei loro boss, dei boss di questo pianeta. Beh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto usare però le armi laser. Ci siamo dovuti arrabattare un po', diciamo. Fammi vedere. Aspetta, adesso vediamo cosa. Comunque non mi sembra, ragionando un attimino sul tipo di avversari che ci si para davanti, non mi sembra che siano cambiati granché. Cioè ormai è qualche episodio che incontriamo sempre le stesse navicelle nemiche. Non abbiamo incontrato nuovi tipi di nemici per ora. Quindi sono curioso di vedere più avanti che cosa ci aspetta. Vediamo. Sta rallentando tutto o sbaglio? Non mi sembrava fosse così all'inizio. Secondo me sono troppi e ho il cellulare e ho lo smartphone che sta facendo un po' di fatica, perché vedete che si muovono a rallentatore, un po' a scatti. No, mi dispiace ovviamente anche per voi perché non è una cosa fluida. Cercherò di sistemare anche questo. Intanto vediamo di portare a casa il risultato, ok?
La bomba rossa fa sempre il suo effetto in ogni caso. Oh, siamo a un boss. Proviamo, riusciamo a bloccarlo. Adesso si riesce a bloccare con il raggio congelante, che mi ricorda sempre una cosa alla Cattivissimo Me. Ok, e intanto anche questo livello lo abbiamo portato a casa. In teoria è finito il boss. Sì, dai, livello 111. Livello 111 noi l'abbiamo completato. Diciamo che fino qui siamo sopravvissuti, ce l'abbiamo fatta. Poi in ogni caso gli avversari che mi danno più problemi sono quelli che si muovono da destra a sinistra, che dondolano. Quelli sono un pochino più ostici perché è più difficile colpirli. È che per fortuna prima o poi si sovrappongono gli uni agli altri, come dicevo prima. Poi abbiamo anche un altro problema, impieghiamo molto tempo a ricaricare le bombe, quello sì. In ogni caso, diciamo che il gioco sta facendo il suo, perché alla fine stiamo vedendo un'evoluzione in sé per sé. Del videogame, sia dal punto di vista grafico che sonoro che altro. Questo c'è poco da dire, diciamo che sono rimasti gli sviluppatori piuttosto coerenti con il progetto del primo Upgrade the Game. Ok, dopo uno dice, lo so, vabbè, ma hanno magari preso l'idea da altri videogame che fanno una cosa simile, cioè che si basano sul concetto di evoluzione, diciamo, del videogame stesso. Non della storia in sé, ma di quello che si vede, di quello che si fa all'interno del videogame. Non so, vi faccio un esempio, non avete mai giocato magari, non so, a Evoland? Ecco, Evoland si basa proprio su quello, è un videogame che ripercorre la storia degli RPG, e sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista delle azioni che possono essere compiute all'interno del gioco. Solo che naturalmente poi Evoland è un videogame che in sé racchiude anche la sua storia, perché il personaggio comunque vive una propria avventura, dove però un aspetto fondamentale è l'evoluzione, diciamo, la chiamo così per farmi capire, tecnologica del gioco stesso. Perché il primo momento, il primo fotogramma di Evoland che uno vede, quindi alert spoiler, è praticamente un videogame in bianco e nero con grafica forse a 8 bit, dove l'unica cosa che si può fare è andare a destra o a sinistra, ma letteralmente l'unica azione che si può fare è muoversi in una direzione per poi progredire moltissimo nell'arco del gioco. Quindi, non per fare pubblicità all'altro videogame, però effettivamente quello a me era piaciuto tantissimo. Ecco, se non lo conoscete, magari provate ad andarlo a vedere, perché merita veramente molto. Qui comunque stiamo seguendo un percorso simile, anche se ovviamente il contesto è totalmente diverso. Mentre Evoland è un mondo immaginario modellato su un RPG, questo è un videogame diverso. Qua siamo nello spazio, c'è un'avventura che è una avventura non avventura, perché noi alla fine adesso stiamo affrontando tutte le sfide in questi pianeti contro gli alieni cattivi. Cioè sono cose, hanno ognuno le proprie caratteristiche, e naturalmente come è bello che sia, perché nei videogame c'è anche quello.
Però ecco, il concetto di fondo in ogni caso è molto simile, quello c'è. Fra l'altro noi abbiamo già iniziato anche Upgrade the Game 3. Lì invece si vede che c'è già più un'impronta basata su una storia. Però non preoccupatevi, andremo avanti anche con quella serie. Non l'ho interrotta, non l'ho sospesa perché mi sono dimenticato di Upgrade the Game 3, assolutamente. È solo che, insomma, cerchiamo di fare un pochino le cose con ordine. Il primo Upgrade the Game lo abbiamo finito, c'è la serie fra i video del canale, vi consiglio di andarlo a vedere, di andarvi a vedere quei video se già non l'avete fatto e poi magari di passare ad Upgrade the Game 2. Finito questo videogame, naturalmente continueremo con la storia del terzo capitolo della saga. Intanto qui cosa sta succedendo? Che si stanno muovendo. Ok, vai. Bene. Abbiamo finito il capitolo? Abbiamo finito il livello? No, ce ne sono ancora. Ok, in questo caso il boss è un carro armato. Non lo so, perché i carri armati sono lenti, ma mi sembra che abbiano una maggiore resistenza ai colpi dei dirigibili, degli Zeppelin. Per fortuna abbiamo scoperto il trucco del raggio congelante che ci fa guadagnare tempo e soprattutto munizioni per poterlo colpire. Bene, dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti anche stavolta. Ok, allora siamo arrivati al livello 114. E per ora l'intensità degli attacchi non si è affievolita, gli alieni stanno marciando per bene. Vogliono metterci alla prova e vogliono metterci in difficoltà. Ma noi per fortuna siamo bene equipaggiati e siamo tanto motivati, quindi riusciremo a cavarcela. Ok, un'ondata più numerosa. Ecco, queste navicelle sono quelle più deboli, però quando attaccano in gran numero così, vedete, facciamo presto a rimanere senza munizioni. Ce n'era rimasto uno indietro, si vede che era quello che doveva chiudere la fila. Aspetta un attimo che c'è anche questo. Ok, era rimasto solo lui. Ah no, mi sembrava strano. Ho detto, boh, mi sembrava che stesse durando troppo poco questo livello. Ed effettivamente, vedete, ce ne sono due bombe rosse di fila. Secondo me è un caso più unico che raro.
Ma scusate, ma non arriva più il boss in questo livello? Adesso, da prima che mi sembrava stesse durando troppo poco, a ora che mi sembra non finisca mai. Va bene che abbiamo sempre il problemino di prima, che va tutto un po' a rallentatore, però più o meno il numero di navicelle nemiche che affrontiamo è quello. Cioè sta aumentando gradualmente, ecco qua. Siamo arrivati al boss anche di questo livello, per fortuna. Ci siamo, abbiamo fatto? Non credo, cioè in teoria no. Sì, abbiamo superato il livello. Strano, non c'era il boss in questa volta, non c'era. Ok, praticamente abbiamo sbloccato un nuovo potenziamento. Mi ricordo sempre di dirvi che qui i potenziamenti non sono tutti disponibili subito. Li sblocchiamo mano a mano che progrediamo nel gioco, sostanzialmente. Fra l'altro stavo cercando di capire quanto la longevità del videogame, cioè quanti livelli ci sono. Allora, da quello che ho capito, ci sono una quindicina di pianeti. Noi siamo più o meno a metà del percorso. Quando avremo, diciamo, conquistato il pianeta Vein, o liberato a seconda dei punti di vista, saremo più o meno a metà del gioco. Però ecco, ciò non toglie che di cosette da vedere ne abbiamo ancora parecchie. Fatta, finita? No, ce ne sono ancora. Adesso qui c'è un mix di avversari che non mi piace per nulla. Stanno arrivando un po' alla spicciolata, non mi fido quando fanno così. Ecco, poi arrivano tutti insieme e non si capisce più niente e rimaniamo senza munizioni soprattutto. Per fortuna tengo sempre le armi laser di scorta, perché altrimenti ci avrebbero già fregato una o due volte. Ok, anche il livello 115 è superato. Intanto noto che stiamo anche guadagnando più risorse mano a mano che andiamo avanti. E questo è un bene, perché naturalmente al progredire del gioco aumenta anche il costo dei potenziamenti. Adesso proviamo a fare l'upgrade di qualcosa. Tipo, fatemi vedere.
Allora, intanto il livello di danno della bomba. E quello va benissimo. Abbiamo raggiunto il livello massimo di munizioni, quindi in teoria una o due in più dovremmo averle ora. In teoria. Vediamo qui cos'altro possiamo sistemare. Sto cercando per ora. Ecco, sto già assomigliando a qualcosa di più vicino a ciò che è attuale. Praticamente il telefono parlante adesso è diventato uno smartphone, che va benissimo. Cioè, vedete, gli upgrade possono riguardare gli aspetti più diversi del gioco. Per il prossimo video cercherò di avere un tot di risorse da impiegare negli upgrade già all'inizio del video. Così poi con quello che guadagniamo cerchiamo di sbloccare più cose. Dai, mancano solo 4 o 5 livelli e poi avremo conquistato o liberato il pianeta Vayne. Io penso che combattiamo per liberarlo dall'attacco degli alieni, naturalmente. Come sono vivaci. Li ho visti tutti insieme così all'improvviso, me la sono un attimo vista brutta. Difatti siamo rimasti senza munizioni, anche se a dire la verità effettivamente le bombe sono già più potenti. Ok, abbiamo aumentato un pochino, avevamo una munizione in più effettivamente. Adesso non riesco a mostrarvelo, a meno che non ricarichiamo tutto. Eccolo lì, avete visto? L'ultima munizione praticamente tocca il bordo inferiore dell'energia del laser. Quindi poi i potenziamenti, nel momento in cui noi li acquistiamo, effettivamente li vediamo subito. Benissimo, ragazzi. Bene. Quindi adesso cosa succede? Come mai non vedo arrivare nessuno? Ah, a me mi sembrava strano. Vedete, difatti, con una singola bomba adesso riusciamo a distruggere questi avversari che sono i più deboli. Prima ce ne servivano due. Quindi direi molto bene così. In questo modo risparmiamo munizioni. Quindi, ah, ecco. Insomma, interessante vedere come si muovono questi alieni, ma poi mi sarei curioso di capire, proverò a cercarlo, capire di che specie sono.
Cioè, da dov'è che arrivano? Arrivano dallo spazio in generale? Sono di Marte? Da Venere? Com'è che si chiamano questi alieni? You win. Ok, livello 117 superato. Quindi siamo a livello 118, adesso vediamo cosa succede. Come ce la caveremo. Stanno forse assaggiando le nostre difese, credo, perché hanno iniziato un po' mogi. Ah, ecco, mi sembrava. No, aspetta. Fammi vedere, adesso ne arrivano così in fila uno dietro l'altro. Non lo so, stanno attaccando in una maniera un po' strana. Sono qui che mi aspetto un cambio repentino di approccio da parte degli alieni che non vi immaginate neppure. Che guardate, arrivano lenti, sono partiti veramente come un diesel. Per fortuna abbiamo tanti robottini che si danno da fare, ragazzi, per fortuna. Ma scusate, ma quanti livelli ci sono su questo pianeta? Quindi questo dovrebbe essere il livello 119, allora arriviamo al 120 praticamente. Aspettate un secondo, perché adesso non è che mi trovo un'ondata di navicelle che non finisce più. Stanno facendo le cose strane. No, aspetta. Intanto vi faccio notare che abbiamo lanciato una bomba rossa, una bomba viola, una di seguito all'altro.
Allora, 119. E abbiamo sbloccato un altro upgrade che però riguarda l'interfaccia. Adesso vediamo un po'. Ok, allora in teoria, ragazzi, concluso questo livello, abbiamo superato, diciamo, il pianeta Vane. Aspetta un attimo, vediamo cosa succede. Ecco, un'ondata così, a caso. Grazie. Pa, 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 pa. Ok. Eccoli che adesso sono improvvisamente impazziti. Hanno aumentato l'attacco. E dove volevi andare tu? L'ho fermato sulla linea, ragazzi. Cioè, non so se ve ne siete accorti, l'ho fermato proprio lì. Ok, quindi qui abbiamo il boss di fine livello, ottimo. L'abbiamo frizzato, per fortuna. Perfetto. Benissimo, benissimo ragazzi, benissimo. Ok, allora, livello 120 superato, ragazzi. Come vi dicevo, per oggi penso che ci possiamo anche fermare qui. Io, mentre vediamo il nuovo pianeta, vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi stia piacendo la serie. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete. Per non perdere nessuna novità, cliccate sulla campanellina degli avvisi e noi ci vediamo più avanti con il nuovo pianeta di Upgrade the Game 2. Ciao a tutti!